Il sole sta arrivando. Andiamo a vedere il sole. Buongiorno. Andiamo a vedere il sole. Semi-verticale che vedete sopra di me è la forcella della Roa e io devo arrivare lassù. Sono partito da abbastanza lontano, devo dire. Posso ammettere di aver fatto abbastanza strada. Io vengo praticamente da quella zona là. Lì sotto ci sono una coppia di tedeschi che stanno salendo e lassù c'è un'altra coppia di persone che sta salendo. Se quella di ieri era una forcella tosta, quella di oggi è ancora più tosta. Cioè, in realtà quella di ieri è molto tosta perché è tutta una sassaia. Qui c'è un bel sentiero che sale. È bellissimo. Mi sembra di essere in paradiso. Appena arrivo in cima mi mangio un panino col salame che ho preso al rifugio perché ho usato il bagno, ho riempito l'acqua due volte, ho disidratatissimo, ho lavato la roba nel lavandino. Sono arrivato in cima, forcella della Roa. Chissà cosa c'è di là. Wow. Hi. Questa è la mia prima ferrata. Atleticamente sono messo abbastanza bene. Ho arrampicato qualche volta, però ciò nonostante, essere qua tra le Alpi a 2000 passametri, devo dire
che un filino di ansia me la sta mettendo. So che in questa situazione non dovevi fare video, però voglio documentare la mia prima ferrata, ovviamente non in questo pezzo, adesso salgo. E sono arrivato in cima anche di questa forcella. Che emozione! Che belle le ferrate! Bellissimo, è stato bellissimo! E la Peppa, quanta gente che c'è! Sono arrivato al rifugio Puez, un'oretta di pausa, rifaccio acqua, mangio e poi dopo riparto. C'è proprio poca gente, poca gente. Io devo andare, Passo Gardena, 2 ore e 30. Ho messo il couscous ad idratarsi, ho fatto un filino di pausa, ho mangiucchiato un po' del salamino che ieri Andrea mi ha regalato gentilmente e adesso mi muovo e fra un'orettina il couscous è pronto, mi fermo e lo mangio. Riuscire a mangiare quanto dovresti, quanto il tuo corpo ti sta chiedendo in quel momento è una sensazione veramente stranissima e mi è capitata tante volte, soprattutto quando faccio degli sforzi molto intensi, sento che il mio corpo ha bisogno di tot cibo, ma il mio appetito, il mio stomaco non ci arriva. Questo, per esempio, sul Cammino di Santiago succede all'inizio, poi il tuo appetito si abitua alla richiesta di cibo del tuo corpo e a quel punto inizi a mangiare veramente come un pazzo. Solo in questi giri corti, dove il tuo corpo consuma tantissimo, non si riesce a mangiare tanto. Per quello è meglio mangiare molto molto spesso, più che dei pasti grossi. Aiuta molto a recuperare. Infatti adesso penso che mi farò, appena ho finito questa salita, una barretta proteica del Decathlon, che è tipo un mattoncino di cioccolato e cereali. Va giù, è tipo malta. E ho finito l'acqua. Ho sbagliato, non l'ho preso un litro e mezzo intero al rifugio e adesso la pago. La prima ombra della giornata, sì! Salita, cioè discesa, sto veramente smattando, non capisco più niente. Passo Gardena e poi altri 600-700 metri di salita. Quando ho visto il gruppo Sella mi sono chiesto come il diavolo sarei salito adesso. Mi viene da piangere. Elena mi ha offerto la Fanta che ho bevuto perché lavora qua. Costa tantissimo. Costava tantissimo. Costa tantissimo. E andava a fare il Cammino di Santiago e mi ha spiegato come salire lì su. Che c'è una caga incredibile. Sì. Grazie sì, Elena. Sì. Grazie. Yeah.
Allora, la mia idea originale era quella di andare al rifugio Boé, però ci voglio un 4 ore e 30 sul sentiero 666. Comunque, sono le 6 meno 10, cioè, dei segni, quindi sono le 6 meno 10, quindi andrò al Pisciadu, non andrò al Boé, volevo andare al Sospordoi, ma il tempo, non c'è più tempo, fare tipo 30 km di Alpi è un po' fuori dalla mia portata come camminatore, come gestione del tempo, del cibo, di tutto. Quindi adesso 2 ore di salita. La tenda è pronta! Vado un attimo a salutare gli ultimi raggi di sole, che non ci sono più, che lasciano spazio a un'immensa coltre di nuvole. Un po' gli ultimi spiragli di luce si vedono qua sulle montagne. Adesso non so che montagne sono, ma con un effetto speciale ve le dirò. Quello che vedete lì è il rifugio e quella è la mia tendina.